Yara, 13 anni, e il mio nome è di origine araba, significa farfalla. E poi la ginnastica ritmica per me è lo sport più bello che c'è. Quest'anno poi tocca migliorare, perciò cascasse il mondo ogni mercoledì in palestra. Sono ore d'angoscia quelle che si stanno vivendo a Brembate di Sopra, piccolo centro della Bergamasca, dove venerdì sera è scomparsa nel nulla una ragazza di 13 anni, Yara Gambirasio. Signora Gambirasio, sono Letizia Ruggeri. Mi è venuto in mente un episodio, non so, uno screzio in famiglia. Ha saputo anche lei la storia del molestatore? No, me lo dica lei. Noi non cerchiamo risposte. Noi non vogliamo puntare il dito contro qualcuno. Noi vi chiediamo, ridateci nostra figlia. Abbiamo intercettato uno degli operai del cantiere Mappello, un marocchino, Mohamed Fikri. Io non ho fatto niente. Niente! E Dio mio è testimone! Il tempo stringe. È giunto il momento di dare una svolta all'indagine, di farla condurre in maniera ortodossa e regolare. Cioè, da un uomo? A nome dei cittadini che sono venuti da me, perché si è revocato il mandato alla PM Letizia Ruggeri. Corri, Yara. Dai, Yara, corri. Corri, corri. Dottoressa, sono il tenente colonnello Emiliani del RIS. Abbiamo un DNA, ma ci manca un sospetto con cui confrontarlo. Ignoto 1. Cominciamo paragonando il suo DNA. Con quello di chi? Di tutti. Ma chi non ha mai fatto un'indagine così? Se non è mai stata fatta, non vuol dire che non si possa fare. La ricerca del DNA dell'assassino in tutta Brembate dintorni ha fatto spuntare come funghi gazebo della Croce Rossa e della Protezione Civile per prendere i tamponi. Questa volta, secondo me, lo prendono. Quel bastardo.